Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Oggi ci accompagna una nuova pagina del Vangelo di Giovanni. Siamo ormai vicini a Pasqua, non solo noi, ma anche nel Vangelo appunto di Giovanni. Gesù è completamente consapevole del destino che lo attende, della scelta che deve fare di dare la sua vita, deve fare perché glielo chiede il Padre, non di, come dire, nessun padre chiederebbe a un figlio di lasciarsi uccidere, ma il Padre chiede al Figlio di mostrare il vero volto di Dio, il vero volto dell'amore. E Gesù si rende conto che è arrivato davvero il momento quando alcuni greci, cioè alcuni pagani, dicono: «Vogliamo vedere Gesù». Ecco, la richiesta di queste persone lontane da Israele, straniere, che vogliono vedere Gesù, preludio dei miliardi di persone che nella storia, da tutti i popoli, vengono a cercare Gesù, vogliono vedere Gesù. Ecco, questo è il segno che Gesù stesso legge per sé: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Gesù capisce che è giunta l'ora della gloria, è una gloria però che passa, che attraversa la croce, che attraversa la morte. Ed ecco che Gesù capisce questo e lo spiega attraverso l'immagine del chicco di grano. Il chicco di grano, questo piccolo, piccolissima realtà, questo piccolo seme che, se rimane da solo, non porta frutto, ma se viene gettato in terra e muore, allora produce molto frutto. Gesù è questo chicco di grano, è questo piccolo evento della storia sepolto in una remota provincia del grande impero romano. Uno dei fatti, dei tanti crocifissi, milioni probabilmente di crocifissi della storia romana, eppure da quel dono, da quel chicco, nasce una storia nuova. Una storia nuova fatta appunto secondo un'altra logica, non la logica del mondo, della sopraffazione, dell'autoaffermazione, ma la logica del dono. Chi ama la propria vita la perde. Chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. Non si tratta di odiare la vita nel senso che intendiamo noi, si tratta di donare la vita, di non tenersela stretta,
di non considerarla come una proprietà assoluta, come qualcosa di cui siamo signori e padroni, ma invece come di un dono che abbiamo ricevuto e che siamo chiamati a condividere, a mettere a servizio, a essere quel chicco che, morendo, produce vita per tanti altri. Chiediamo al Signore che sia così anche per noi.